Buongiorno ragazzi, venerdì 2 giugno 2023, festa della Repubblica. Sono passati quasi 2 giorni dalla amara conclusione della finale d'Europa League, in cui, come tutti sapete, abbiamo perso e sappiamo anche in che modo. E proprio il mio discorso, la mia, diciamo, analisi della finale parte dall'arbitro Taylor, stanno girando, mi sono arrivate anche ieri su WhatsApp. E questi video in cui l'arbitro Taylor ha incontrato alcune centinaia di tifosi della Roma in aeroporto e che gli hanno rivolto ovviamente insulti, hanno fatto cori a favore della Roma e per quello insomma che è successo nella finale. E ora, per carità, io non voglio attaccarmi agli episodi, anche se uno su tutti credo. Il rigore, il fallo di mano sul cross di Matic in aria era rigore lampante che si poteva rivedere al VAR, però ripeto, non voglio attaccarmi a questo, non voglio dire che la Roma ha perso solo per questo, la Roma ha fatto tutto il possibile a mio modo di vedere, ha fatto un grande primo tempo, è andata meritatamente in vantaggio con Paolo Dybala, un bel gol, l'ennesimo assist di Mancini in finale, Mancini che poi purtroppo protagonista della deviazione sul pareggio, lì come avete visto c'è un cross forte in aria e Smalling cerca di andare di petto ma non è, diciamo, secondo me, secondo la mia opinione non è posizionato correttamente, è praticamente, non è fronte palla ma è di profilo, quindi lui cerca di prenderla di petto mentre passa velocemente, vede che non ce la fa più e toglie subito sia petto che braccio per non fare fallo di mano, Mancini si ritrova la palla addosso con un avversario vicino, non riesce a coordinarsi per insomma, sto parlando in un altro modo, la palla va dentro e pareggia al Siviglia. Quindi questo è il primo episodio insomma, che ci condanna la partita. Ritornando all'arbitro Taylor, insomma, io sono d'accordo che non si può aggredire una persona con la famiglia al seguito, anche se questa effettivamente, se guardate bene i video, si sono soffermati tutti su questo, ma ci sono stati solo insulti e cori. In realtà la sedia che vola è rivolta a una persona, credo guardie del corpo, da quello che ho potuto vedere non credo fossero familiari, guardie del corpo private dell'arbitro che incominciano a spintonare i vari personaggi che gli vanno a insultare nell'orecchio in faccia a Taylor. Per carità, questo non deve accadere, ma ragazzi partiamo anche dalla base, se tu fai un arbitraggio regolare e non indirizzi una gara importante come una finale, che per carità uno deve perdere, è ovvio. Ma bisogna pure perdere onestamente, se tu m'ammonisci, ripeto, Matic nel primo tempo perché salta di testa, via palla di testa, salta più in alto dell'avversario, logicamente allarga le braccia per saltare e con il gomito si appoggia all'avversario perché non mi pare che è uscito sangue all'avversario e l'ammonisci subito, è chiaro lì che c'è qualcosa che non va. Può essere un errore, lui, il primo. Ci posso stare, condizioni Matic tutta la partita, ma poi dopo andiamo a analizzare tutte le altre azioni in cui ragazzi se facevano fallo loro non era mai giallo. Io non mi ricordo mo a che minuto hanno ammonito il primo del Siviglia, ma credo nel secondo tempo. E ci sono stati falli che dovevano essere sanzionati col cartellino giallo. Però passiamoci sopra, insomma, secondo me l'episodio fondamentale è quello per cui la gente è avvelenata il rigore sul cross di Matic, perché quello era rigore lampante e col VAR è inaccettabile che il VAR non dica all'arbitro hai visto male, devi dare il rigore o devi venire a rivederlo. Questo è inaccettabile, è una regola che va cambiata perché poi provoca tutte queste conseguenze. Perché ricordiamoci, sì, non va fatto quello che vi pare, però ragazzi c'è gente come me che vive questa passione in maniera profonda e se c'è un qualcosa di non chiaro, un qualcosa che ti fa nascere sospetti, cresce ovviamente la tensione, la tensione di aver perso una finale per una direzione arbitrale quantomeno discutibile e questo provoca poi mille altre reazioni perché ognuno è fatto a modo suo. Anch'io ho avuto insomma, una mezz'oretta buona di vera rabbia dopo la partita. Perché ho letto cose di una cattiveria inaudita, perché non è sfottò, diventa cattiveria, diventa antiromanismo più che tifare un'altra squadra. Io questo non lo accetto e non lo tollero. Non lo tollero assolutamente, perché per me la base è la sportività. Io rispetto qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra, ma non l'antiromanista, l'anti-juventino o l'antilaziale. Questo secondo me
non è sport, non è sport, provoca tensioni, provoca scontri e non ci sto neanche che sia nominato come colpevole Mourinho. Mourinho cosa ha detto? Si è lamentato dell'arbitro. Ma voglio dire, sì, poteva farlo in un altro modo, è anche vero che stanno sempre pronti i giornalisti, là negli spogliatoi stanno dappertutto, che magari quello era uno scontro che si potevano fare faccia a faccia Mourinho e l'arbitro, non credo che Mourinho andava lì e faceva due colpi di karate all'arbitro, andava a discutere animamente su quello che non gli stava bene, puntualmente è stato ripreso, puntualmente so attacca a brighe, e so di qua, so di là. Per carità. Ci può essere un altro stile nel criticare una direzione di gara tutto, e quant'altro, però ripeto che va visto il contesto. Quindi questo è il mio punto di vista sulla finale. Ovviamente sono molto amareggiato per il risultato, ma non come tutti i tifosi della Roma, anche i ragazzi che sono andati a Budapest, io ho sentito di tanti amici che sono andati a Budapest, comunque sia. E ovviamente amareggiati, ma contenti di tutto quello che hanno vissuto. È stato un viaggio meraviglioso, l'ha scritto anche Paolo Dybala, con parole bellissime che mi sono piaciute tanto, e credo che anche Paolo Dybala abbia capito che ambiente è Roma e la Roma. E c'è una passione tremenda per questa squadra. Abbiamo, dicevo, vissuto una stagione europea fantastica. Io sono stato presente dalla prima all'ultima, e dalla prima con l'Helsinki all'ultima in casa col Bayer Leverkusen. L'atmosfera quest'anno è stata strepitosa, e quindi io non ho nessun rimpianto, nessun rimorso. Sono amareggiato per non aver conquistato questa importante finale europea, però fa parte del gioco, ragazzi. Lo sport è così, vince uno solo, gli episodi fanno la differenza, la Roma se l'era messa, diciamo, sulla strada giusta, alla finale con quel bel gol di Dybala, ripeto, su l'ennesimo assist in finale di Mancini, molto bello anche l'assist di Mancini, quindi tutto perfetto, tranne che io non sapevo, l'ho saputo il giorno dopo sentendo le radio e le televisioni, che il Siviglia ha praticamente quasi vinto tutte e sette le finali così, cioè andando in svantaggio. Quindi era quello invece del momento di risultare, il momento che ci dovevamo preoccupare. Però questo, passatemi sta battuta, insomma, che su questa cosa che poi ripeto, sono coincidenze. Certo, per Siviglia cominciano a diventare tante, stanno iniziando a diventare un piccolo Real Madrid della Coppa UEFA, però ci sono queste società che hanno queste particolarità, che riescono a vincere sempre in un modo o nell'altro. Queste coppe, appunto come Real, se non sbaglio, ho sentito sempre che su sette finali, sei le hanno vinte ai rigori, o 5 o 6, adesso non vi ripeto, non c'ho un taccuino davanti, vado avanti con quello che ho detto. Però ripeto, al di là della delusione, ho aspettato qualche giorno perché logicamente non ero me stesso, e non ero forse troppo obiettivo. Fino a ieri sera. Poi ieri sera sono stato a una cena con dei miei amici d'infanzia, abbiamo scherzando, ricordando un po' anche, eravamo sia laziali che romanisti, ricordando anche un po' i nostri sfottò su queste cose, abbiamo un po' stemperato la delusione, che comunque rimane, ma rimane anche la soddisfazione di aver fatto un grande percorso. Quindi da tifoso della Roma sono orgoglioso della mia squadra, sono orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare. E lunedì attiverò il mio abbonamento per la prossima stagione in Serie A, e quindi si ricomincerà. Adesso manderemo giù questa delusione, e noi comunque abbiamo sempre cercato, insomma, di essere vicini alla squadra. Credo che ci siamo riusciti, i giocatori l'hanno capito. Mi è piaciuta molto la scena dei ragazzi abbracciati dai tifosi a Budapest, è stata veramente commovente e bella. È perché quello credo che per un calciatore, dopo una finale persa così, sia il miglior premio, la vicinanza della propria gente. Ed è stata una scena bellissima e toccante. È stata una scena triste e toccante anche il bambino che piange in braccio al papà all'Olimpico. E proprio in riferimento a questa scena di questo bambino, dico a tutte le persone che ho bloccato su Facebook, perché non le ritengo sportive, le ritengo molto cattive nel loro sfottò, tra virgolette chiamiamolo sfottò, di guardare queste immagini prima di sparare a zero sui social, 2 secondi dopo il rigore decisivo del Siviglia, perché comunque non si gioca con i sentimenti della gente, mettetevi nei panni degli altri. Magari un giorno in finale potreste esserci voi e vi potrebbe succedere la stessa cosa, e immaginate la vostra reazione a vedere
frasi di un certo tipo, frasi di un certo tipo, cariche di odio, ah, che bello avete perso, questo non è bello ragazzi, lo spot è bello sotto forma appunto scherzosa, con fotomontaggi carini, ne ho visto uno del mio amico che ha messo Immobile, che ha la maglia del Siviglia, che faceva così, vicini così, riferito, no? Che ci siamo andati vicini a vincere la finale, quello è uno sfottò simpatico e soprattutto postato il giorno dopo, quando comunque il grosso della rabbia, seppur non possiamo dire di essere felici, comunque il grosso della rabbia è stato già smaltito, è una cosa che può fare anche sorridere a una persona intelligente, ma a caldo, subito dopo l'ultimo rigore, aprite i social, vedete certe frasi, sicuramente non aiuta a stemperare la tensione. Quindi lo sport deve essere passione, deve essere divertimento. Provate a pensare ad appassionarvi di più alla vostra squadra, a gioire per i suoi traguardi, una qualificazione alla Coppa Europea, un buon percorso in Europa e quant'altro, perché come ho detto prima, purtroppo nello sport vince uno, ogni anno ci sono tre titoli, che se devono spartire sette squadre in Italia, no? Quelle che insomma partono all'inizio per avere degli obiettivi, quindi le altre quattro non vincono, o magari ne vince solo una, tutte e tre, quindi ripeto, cerchiamo di far essere questo sport passione e divertimento e non odio, perché poi le scene all'aeroporto sono dovute anche da questo fatto, gente innervosita, da sfottò immediati dopo la finale, e pesanti che caricano di rabbia una persona che comunque è delusa. Non è una giustificazione, però comunque si può comprendere che ci possa essere una reazione spropositata. E questo io lo dico da tifoso appassionatissimo della Roma, ma ritengo negli anni, anch'io da ragazzo ero molto, molto più emotivo da adesso, lo sono ancora, ma molto di più. Con gli anni però ho capito che io devo tifare per la mia squadra, non contro le altre. Mi può interessare un risultato negativo di un'altra per quanto riguarda un obiettivo in campionato e posso essere contento, ecco, magari ha perso così non ci ha superato, oppure la tengo a distanza di 5 punti, quello lo posso capire, ma magari me lo tengo per me. Perché è ovvio, no? Che se c'è una squadra a 2 punti e giochiamo noi e giocano loro, loro perdono e noi vinciamo, andiamo a 5 punti, è ovvio che sono contento che io ho dato 5 punti di distacco. Ma questo non significa scrivere cose, determinate cose. Quindi riguardate la scena del bambino all'Olimpico che piange e pensateci, perché poi mi ha ricordato un'altra bella scena che io ho ferma in mente, che è quella di Roma-Barcellona. Due bambini della Roma bellissimi che si abbracciano in tribuna con un sorriso a 64 denti e a fine partita invece è un bambino del Barcellona che piangeva. Quella è l'essenza dello sport, e le emozioni che dà lo sport, e le emozioni vanno rispettate. Le passioni vanno rispettate, non vanno insultate e non vanno violentate. Quindi mi raccomando, anche i tifosi delle squadre avversarie, non siate anti gli altri, siate a favore dei vostri. Questa è la cosa più intelligente e giusta che potete fare. Perché evitate scene come quell'aeroporto di Taylor, reazioni delle altre persone che si trasformano, diventano, evitate un sacco di cose. Lo sfottò si fa con karma, si fa con intelligenza e con simpatia. Lo sfottò deve essere simpatico. Non tutte le frasi del sfottò sono simpatiche. Gente, ho visto che ha fatto storia. Ah, guarda, corrono, tornano a casa. Gente che era andata all'Olimpico. E quello sarebbe sfottò. Ma io mi vergognerei di scrivere una cosa così. O di fare un video così alla gente e torna a casa delusa dopo una finale persa. Gente che dei finali ne ha giocate due, noi ne abbiamo giocate già quattro, mi pare, europee, e comunque abbiamo fatto un sacco di semifinali, soprattutto negli ultimi anni a livello europeo siamo cresciuti tanto. Quello dimostra proprio veramente la sofferenza che hanno alcune persone nei confronti della Roma. E questo è veramente, spiega tutto, insomma, spiega che persone sono. Secondo me chi gode delle sconfitte altrui è un vile. E con questo vi saluto. Ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Roma.